Da gennaio 2014 la bolletta Publiacqua è cambiata. Una bolletta sempre più ricca di informazioni e sempre più trasparente. Ma vediamo, per grandi temi, le maggiori novità che presenta la nuova fattura dell'acqua. Nella colonna destra della bolletta Publiacqua può trovare tutte le principali informazioni sulla sua utenza. Trova quindi l'indirizzo di spedizione e soprattutto il numero utente. Il numero utente è estremamente importante perché identifica l'intestatario del contratto di fornitura ed il punto di erogazione del servizio. È il numero che deve avere sempre a portata di mano quando contatta Publiacqua per richiedere prestazioni o informazioni inerenti alla sua utenza. Sempre nella colonna destra, ma più in basso, trova poi i dati riguardanti l'intestatario del contratto, nonché l'indirizzo di erogazione e la tipologia di utenza. Nella sezione centrale, invece, sono riportate tutte le informazioni necessarie sulle tariffe. Qui può trovare la tipologia della tariffa, ad esempio domestico oppure piccolo uso produttivo. Può trovare inoltre i servizi forniti ed i costi applicati per ogni servizio. Per quanto riguarda il servizio acquedotto, sono riportati gli scaglioni attribuiti ad ogni fascia di consumo. In basso a sinistra trova invece la matricola del contatore. Questo numero le consente di individuare con facilità il suo contatore, anche quando si trova accanto ai contatori di altri utenti. Sotto può trovare le date delle letture e la loro tipologia, e quindi se sono effettive o presunte. Viene poi riepilogato il consumo del periodo e quanto era stato eventualmente già fatturato in acconto con l'indicazione del saldo dei consumi. Nella nuova bolletta Publiacqua può inoltre trovare anche il suo consumo medio annuo. In basso a destra, poi, trova riepilogati gli importi dovuti suddivisi per tipologia, il totale da pagare e la scadenza della fattura stessa. Inoltre, con uno specifico messaggio, la teniamo aggiornata sulla regolarità o meno dei suoi pagamenti. In alto a sinistra trova infine alcune ulteriori comunicazioni utili, come ad esempio le date in cui comunicare la lettura del suo contatore o i codici per la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale della bolletta stessa. Nella seconda pagina della bolletta Publiacqua può invece trovare informazioni di dettaglio relative alle singole voci che compongono l'importo totale della fattura. In questa parte troviamo la ripartizione del consumo in base alle fasce tariffarie. In caso di bolletta con lettura effettiva, dove vengono detratti gli eventuali consumi stimati già contabilizzati nelle precedenti bollette, troverà una specifica dicitura. Di seguito trovo ulteriori informazioni sulle novità e opportunità che riguardano il servizio idrico integrato. Una preziosa innovazione della nuova bolletta è il grafico relativo alla variazione dei suoi consumi medi giornalieri. Da tale rappresentazione lei può infatti rilevare immediatamente eventuali variazioni di consumo. Infine, nelle pagine successive della bolletta troverà elencate le modalità di pagamento della stessa ed i principali canali di contatto con Publiacqua. Insomma, la nuova bolletta Publiacqua, sempre più ricca di informazioni, sempre più trasparente e sempre più amica.